start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco davvero molto molto interessante, perché il gioco è Broke the Investigator. C'è un gioco di parole perché Gator è il coccodrillo e insomma Broke sarà il protagonista di questa avventura. Vi dico subito, dato che i primi minuti sono fondamentali per farvi capire di che gioco stiamo parlando, credo sia uno dei più originali che io abbia visto finalmente. Questo unisce un mix di avventura grafica, combattimenti e gioco di ruolo, ed è un mix che io non avevo mai visto. Immaginate un'avventura grafica punta e clicca, quelle classiche tipo le Monkey Island e tutte le altre insomma che sono uscite poi di seguito, unite a un sistema tipo picchiaduro, tipo tutti quelli dove si picchiano, che so, Street Fighter o cose del genere, ovviamente per citare dei mostri sacri, uniti a una meccanica dei giochi di ruolo, quindi a livelli. Quindi leggendo che sulla pagina Steam potrete notare che si parla di boss, si parla di livelli necessari per battere i boss più forti, ma qui poi entra in gioco nuovamente la meccanica da punta e clicca con le scelte multiple che dovremmo fare e gli enigmi che potremmo decidere se risolvere con la forza bruta o con l'intelligenza. Lo andiamo a provare, il gioco è in italiano, doppiato in inglese, si può giocare con la tastiera e il mouse o con la col pad. Tastiera e mouse è molto utile per il combattimento, perché con la tastiera WASD è più comodo. Si può giocare in tre modalità diverse, dalla difficoltà bassa, dove si skippano i combattimenti, ci si gode la storia, la standard dell'azione invece diventano molto difficili i combattimenti, e in quel caso è caldamente raccomandato l'utilizzo del pad. Noi lo giochiamo a media, così me lo gioco con tastiera e mouse, che io preferisco, e qua iniziamo. Qui siamo noi, Gator. Gator, il coccodrillo, in realtà è Broke. Un incendio, dove sono? E lo stile grafico è quello del cartoon, dell'avventura grafica. Il gioco è uscito l'agosto del 2022, ho avuto modo solo di provarlo solo ora, costa 20 euro, li vale? Per quanto innovativo potrebbe valerli, diamo un'occhiata. Sono nei guai, devo uscire da qui dentro, e in fretta. Vedete, noi possiamo muoverci, possiamo andare a vedere le varie cose, è veramente... strano, cosa dovrebbe raffigurare? Vabbè, intanto stiamo esaminando degli oggetti, un giocattolo, non so perché, ma ha un aspetto familiare, un bouquet di fiori. Mi chiedo perché siano, abbiamo un pulsante. Deve essere uno di quei servizi voce che vanno tanto di moda, basta premere il pulsante e poi chiedere ciò che si vuole. Che sta succedendo con la corrente? Ha preso praticamente la scossa. Vedete che qua abbiamo tutti gli elementi cliccabili. Abbiamo una finestra. Una finestra rotta, abbiamo una porta d'ingresso. Non ce la farò mai, le porte d'ingresso di solito sono impenetrabili. Deve esserci un altro modo per scappare, sì. Una coperta decorativa, forse in buone condizioni, farei meglio a prenderla. Abbiamo preso una coperta e col tasto destro accediamo alle impostazioni. Possiamo vedere la nostra vita e usare gli oggetti, salvare la partita ovviamente e usare gli oggetti. In questo caso vedete interagiamo qui, questo è molto semplice, ma ci consente una finestra temporale per poter passare sopra il fuoco. Cambiando con la rotellina la modalità, vedete che adesso entriamo in combattimento, qua in alto ci fa scegliere volendo se non vogliamo usare la rotellina. In modalità combattimento ci muoviamo con WSD o col mouse, come vogliamo, no però è decisamente più comodo. E con il tasto col tasto tab pariamo, ma se colpiamo lui colpisce di coda. E cliccando con il mouse e possiamo anche saltare. E il salto è molto utile anche in caso di ostacoli, adesso andremo a vedere. Comunque adesso siamo tornati nella nostra modalità, possiamo andare a vedere i bagni. Non posso aprirlo, spero di riuscire a resistere un altro po'. Abbiamo un robot, sembra un tribot multifunzione, accendiamolo. Sarà scarico? Vabbè, andiamo avanti. Dispositivo. Questo è un MetiMe, un dispositivo multimediale olografico per poter guardare tutti i tuoi programmi preferiti, i tuoi vivo film per ore nel comfort di casa. Non funziona. Ok. Un altro tribot. Non funziona. No. Peccato, avrebbe potuto aiutarmi a spegnere il fuoco. Ok, abbiamo una porta e una camera. Proviamo a prendere la porta. È in perfetto stato, non credo che riuscirò a forzarla. Proviamo l'altra. Non cede. Non c'è accesso remoto.
ci sono sistemi di sicurezza, insomma, sicuro al 100% fin quando non hai mani bloccato l'interno durante un incendio. Questa è. Vediamo se provo a cambiare la modalità e andare così. In questo caso c'è la da mancata, vedete, non ce lo lascio fare. Va bene, diamo un'occhiata intorno e vediamo cosa c'è. Proviamo a dare nuovamente due pugni a questo. Vedete che sta scendendo la percentuale, la vita di questo dispositivo. L'abbiamo rotto, ma questo non ha portato a nulla. Magari potrete risolvere un... Ok, l'ho colpito. Benvenuto. Utente non identificato, si prego di fornire nome e incarico. Il mio nome è sono allerta livello 5, furto in atto. La prego di restare immobile fino a quando non arriveranno gli agenti ad arrestarla. Non sono un ladro, testa di triangolo. Non avresti degli affari un po' più urgenti di cui occuparti, tipo l'incendio? Rilevato comportamento inappropriato. Richiesta tipo di risposta applicabile. Ricerca nel database. La rete non raggiungibile. L'azione prevista per questi casi tra i dati locali è neutralizzare l'individuo a tutti i costi. Vabbè, è impazzita questa scatola di latta. Fatti sotto e passiamo in modalità di combat. Ora io lo picchio. Vedete che è tipico di un... È andato. Meno male che è l'unico robot a essere impazzito. Ok, no, si alzano anche gli altri. Bellissime le immagini. Se io mi girassi, vado in parata, posso colpire così. Vedete che posso... Aspettate che mi metto in parata. Vedete che li sto colpendo con la coda. E continuo la mia opera così. Questo è andato. Adesso sistemiamo anche l'altro. Ok, sono andati tutti e due. Bellissimo il colpo. E saliamo di livello. A quanto pare questo era l'ultimo. Si è appena sbloccata una porta. Ma tra l'altro... questo qui, vedete, poteva essere un puzzle da risolvere. E noi l'abbiamo distrutto. Quello che non so dirvi onestamente, non voglio dire cavolate, se ci siano finali multipli. Scelte multiple, da quello che ho visto sì. Questo fumo è insopportabile, devo trovare un modo per uscire in fretta. In pratica il gioco ci dice, quando sei in modalità di combat puoi saltare. Quindi saltiamo e andiamo di là. Poi torniamo nella nostra modalità, così che... Esisti, sono qui. Sei tu, lei è Lia. Non parlare, evita di affaticarti, ti tirerò fuori di qui. Non ce n'è bisogno. Lo sai il perché? No, invece cos'è successo? È svenuta, devo aiutarla. Ok, proviamo a sollevarlo. Ok, dobbiamo trovare un modo. C'è una vetrinetta. Sono di Lia, perché non riesco a ricordare? Lui ha un'amnesia. Vabbè, intanto facciamo quello che aveva fatto. Ok, e recuperiamo questa... la sbarra di metallo. Ok, che teneva su la pillola lì di cuscino lì. Prendiamo la sbarra di metallo, proviamo a sollevarlo. Pesa troppo, devo riuscirci. No, non sono abbastanza forte. Tutta colpa tua. Hai ripreso a parlare, assassino. Che stai dicendo? Ti ho appena trovato, ce la farai, te lo giuro. Bugiardo. Mi hai ucciso come ha ucciso lui. Smettila, sai che non farai mai una cosa del genere. Inutile, pericoloso. Come fai a mentire a tutti? Persino te stesso. Smettila, ti prego, non sei in te. Non avrei dovuto fidarmi di te. Mio figlio non è al sicuro con te. Non è vero, io... E qua nasconde qualcosa. Me ne sto prendendo cura. Un attimo, qualcosa non quadra. Dov'è? Criminale, condannato. Io devo concentrarmi per tirarti fuori di qui. Ma resisti, ci provo. È troppo pesante. Mi dispiace. Ti amo, ma non sono abbastanza forte. Avrei dovuto saperlo. Che cosa sta succedendo? Vado a chiamare aiuto, non muoverti. Ma certo, scappa come al solito. Non sto scappando, ma verrai giudicato per i tuoi peccati. Il terreno sta crollando. Io resterò qui con te fino alla fine. Mi hai lasciata sola. Non ti perdonerò mai. Non ti perdonerò mai. E si scoprì che è un sogno. Buongiorno. Un altro incubo, eh? A quanto pare. Qualcuno ti ha chiamato prima. Chi? E io che ne so. Controllo il telefono. Giusto.
Ok, accediamo al telefono e vedete che abbiamo 5 chiamate da sto tizio. 6 chiamate dallo stesso tizio, farei meglio a richiamare. Lo richiamiamo. Finalmente, pensavo non avrebbe mai risposto. Questo è un poliziotto, sembra. Sì, mi spiace, ho avuto questioni personali. Allora, mi dica, si chiama Sin? Ha bisogno dei miei servizi? Certo che sì, è la mia ultima speranza. Per favore, venga al mio appartamento. Le ho mandato l'indirizzo. Un attimo, non vuole dirmi che... Non c'è tempo e la linea potrebbe essere intercettata. O è un poliziotto o, no, o non è un poliziotto. Boh, o è solo una divisa da... Da qualcosa, non lo so. Si sbrighi. Ok, mi manda il suo indirizzo. Perché mi capitano sempre clienti più strani? Farei meglio a prepararmi. Ok. Capitolo 1. Abbiamo superato il tutorial. Il mio vecchio sparring partner. Ha avuto giorni migliori ma combatte ancora. Ogni volta che mi viene il desiderio di picchiare qualcuno, lui c'è per me. Posso guadagnare un po' di esperienza tirando qualche pugno. Devo solo mettermi in modalità combattimento. Ok, facciamolo. Facciamo un po' di esperienza. Dai che ce la facciamo tirarlo giù. Cinque d'esperienza. Ups, sei veramente uno zotico. Vabbè, foto. Lia è questa, che è quella che abbiamo sognato. Continua a non capire il senso di quegli incubi. Non è andata così, io non c'ero. Quindi è successo qualcosa. Unica foto che mi è rimasta. Siamo felici assieme anche se per poco. Bello, disegnato proprio bene. Poi dà proprio, dà empatia. Lente di ingrandimento mi servirà. Non è esattamente di tech, ma così mi piace, dovrei prenderla. Bella. Tribot pulitore. Abbiamo ciotola di frutta. Ripristina la salute, ottimo. Vedete qua, entra la natura, gioco di ruolo. Un po' alimentate bibite gassate. Vabbè, con lui cosa posso fare? Che stai facendo? Non avevi una cosa da fare? Non pensare a me. Ma volevo solo fare due chiacchiere. D'accordo, cosa c'è? E qua possiamo scegliere. Mostra oggetti. Mostra oggetti. Cioè, questo è di tua madre. E allora? Perché me lo stai mostrando ora? Beh, un giorno sarà tuo. Ah, lui è il figlio di lei. Lente di ingrandimento? Lo vuoi, carino? Non è un cliente che ti sta aspettando. Soldi. Vuoi qualche spicciolo? Sai che il mio conto è limitato. Preferisco averli da te piuttosto che passare da un IA. Dai 30 uni a Graf. Andiamogli. Va bene. Pensa. Questo Graf. Mi prendo cura di lui sin da quando sua madre è morta 5 anni fa. È difficile credere che sia passato tanto tempo. Così impegnato per sbloccare il lunare e stento l'ho visto crescere. Bello. Possiamo parlare di queste due cose. Ok, questi erano solo oggetti in più. Cose in più. Scuola. Com'è che non sei a scuola? Intendi dire il centro di coscienza? Quello che è, ai tempi miei si chiamava scuola. Entro alle 10, mi insegnate l'educazione ecologica, si è rotta la caviglia. Non ha neppure medita di botta, riesce a crederci? Neanche noi ce l'abbiamo. Sì, ma questo perché tu sei povero in canna, gli insegnanti sono tutti drummer. Già, mucchio di snob arroganti che non sanno muovere un dito se non li aiuta qualche macchinetta. È un po' alla Blade Runner, poi l'ambientazione un po' futuristica, un po' più che Blade Runner, forse più steampunk, però vediamo. Tomamela diversa. Grazie. Come te la passi? Sto bene. Non sembri molto. Ho detto che sto bene, chiaro? È molto stressato. Va bene, andiamo via. Fammi bene. Il robot pulitore? Non lo so, è bloccato così da stamattina, forse dovrei... Qualcosa mi ha folgorato, vedi, ho perso la vita. Sembra che saremo entrambi bloccati in casa, devo sbarazzarmene. Allora, aspetta, prendi... Aspetta, perché c'è un bastone? Allora, apparteneva al nonno, non usava neanche per camminare, mi ha insegnato come usarlo per combattere. Ma allora abbiamo... Vediamo un po'. Vedete, abbiamo il livello, i punti salute, l'attacco, il timer per l'attacco speciale, le mosse... 5 volte o invio ci fa questa mossa, spazio e il salto, vabbè, fa il salto, calcio volante con lo shift e salta e poi premi il tasto per quella mega mossa. Il tutorial ci fa vedere le mosse, gli extra sono i collezionabili, credo, i progressi con gli indizi, gli annunci,
i game over, tutti i fallimenti durante la tua partita, non c'è alcun premio per aver visto tutti i game over. Ah, possiamo finire ogni cosa in modo diverso. Bello dei vari capitoli che si sblocca, questo è un bel valore aggiunto, devo dire. Allora, intanto, io ho il bastone, ma voglio capire se posso equipaggiarlo il bastone. Buona idea, ma quando voglio distruggere qualcosa, prima attivare la modalità azione per colpirlo. Allora, io attivo la modalità azione e ho il bastone in mano. Spiacente piccolo bot. Grandioso, ora chi farà le pulizie? Non preoccuparti, lo farò riparare da Shay. Abbiamo preso il bot pulitore. Il serbatoio è pieno, ha colto un sacco di pelo, potrebbe essere stato questo a causare il problema. Non avrei dovuto toccarlo, sono ricoperto di peli di gatto. Perfetto. Ma se io facessi una cosa di questo tipo prendo... Che è inglese. Eh no, non me li fa usare uno sull'altro. Però intanto abbiamo i messaggi che riceviamo e il telefono in pratica. Combina oggetti, eccolo qua. Quindi posso combinare la lente con questo. Spero si possa riparare. E non abbiamo però un cacciavite, tipo combina oggetti, questo più questo. Scommetto che il bot pulitore lo divorerebbe, ma non in questo stato. Ok, niente da fare. I soldi, ne abbiamo 25. Ne abbiamo dati 30 a lui. Chiama, possiamo chiamare Graf. Voglio vedere. Perché mi stai chiamando? Era qua davanti, vabbè. Piatti. Li ho già fatti ieri, no, la settimana scorsa. Il tempo vola, ok. Vestiti. Lo so, un casino, ma ci sono abituato. Stanza da letto. Dove credi di andare? Non è un bel rapporto quello che vedo qua tra i due. Mi spiace. Avevamo un bot pulito. Vabbè, andiamo, va. Annunci di lavoro. Hey, where are you? Well, I said it was please hurry. Okay, okay. Ok, andiamo. Never had such a stress club. That doesn't bode well. Ma sapete che è veramente carino come gioco? Cioè, l'avevo già provicchiato prima, ma veramente carino. Si punterà tutto quello che ritieni importante. Vai a dare un'occhiata alla sezione di indizi. Alcuni ve ne hanno utili per risolvere altri casi, casi altri no. Vediamo un attimo se c'è. No, questo non mi piace. Non mi piace. Ah, ok. Solo in alcuni casi che se recuperiamo alcuni oggetti, quello ci sta. Cibo per curarci. Molto bene. No, volevo vedere gli indizi. Se, non mi ricordo più dove si vedono, però. Gli indizi. Extra, no. Giocatore, no. Progressi, indizi. Un cliente molto stressato. Vabbè, andiamo avanti, va. Vediamo com'è l'ambientazione fuori. Non scherzare con noi, al capo non piacerà, quindi consegnaci il gavuzzolo. Signor Squealer, hai dato una bella occhiata? Ti aspetti davvero che uno come me abbia tutti quei soldi? Chi se ne frega, il diavolo le regole. Hai fatto un accordo, ora paghi. Oppure, beh, immagino che farà male. Il cazzo. Lascia stare il vecchio. Non sanno fare i tuoi, fila via. Scusami, ma se volessi usare il bastone? Aia! Vi suono come due zampogne. E il bastone però l'ha mollato lì, però. Ah, me l'hanno fatto cadere loro, ok. Bello, bellissimo. Il combattimento è veramente figo. Con questo discorso che ho proprio mollato il bastone e gli ho stesi, ho preso soldi. Ho fatto livello, quindi scelgo un bonus. Forza, salute o attacco speciale? Io faccio forza, perché non so ancora come si fa l'attacco speciale. Ok. La pagherai per questo. Se ne sono andati. Non preoccuparti per me, di cosa si trattava. Non avresti dovuto interferire, ora non ho ancora molto da vivere comunque. Non dirlo nemmeno, non hai risposto alla mia domanda. Una lunga storia, per farla breve gli devo dei soldi. Mi è stata diagnosticata una cuorepatia che è incurabile. Certi giorni il dolore è troppo forte da sopportare, sono venuto a sapere che quei ratti potevano fornirmi delle medicine per tirare avanti. Volevo solo godermi la vita prima che fosse troppo tardi. Mi piace tanto, finché c'è vita c'è speranza, nessuna malattia deve essere incurabile. Bisogna solo essere bravi a trovare una cura. Ho vissuto abbastanza lungo per con un farmacista per saperlo. Vabbè, a noi non interessa nessuno di noi slam. Non dovresti stare qui, vieni nel nostro appartamento. Non c'è molto spazio.
ma non posso accettare. Ti ho già causato abbastanza guai. Temo che ti verranno a cercare. Che vengano pure, mostrerò loro cosa significa rispettare gli anziani. Scusa, non volevo intendere che... È un castoro questo. Non preoccuparti, per favore, non insistere nella mia scelta. Ma in qualche modo troverò un modo per aiutarti. Hai tutta la vita davanti a te. Non sprecarla con gente come me. Questa è la mia scelta, ok, d'accordo. Ok, mi dà l'ultima prescrizione medica. Ai tempi in cui ero un drummer, prima che mi spelli. Solo persone valide possono restare, a meno che tu non abbia una famiglia che ti mantenga, io non ce l'ho. Ok, una medicina stabilizzata. Va bene, abbiamo un nuovo obiettivo, una prescrizione medica. Avrei voluto avere qualcosa di più utile da offrirti, fa niente, me la caverò. Grazie. Perfetto. Posso parlare con lui, vedere chi erano loro, ma noi andiamo via. Ok, voglio vedere se c'è una minimappa o qualcosa. Sì, eccolo qua. Bello, molto bello. Vedete, ci possiamo muovere liberamente per il mondo. Non so perché questa zona è chiusa così, comunque casa è questa. Si sbloccheranno altre cose. E andiamo al settore 56X. Il cliente vive al Central Basic 568, un isolato nei pressi di questa strada. Praticamente noi andremo a conoscerlo e l'avventura continuerà. Questo è un gioco che praticamente dovrebbe durare circa una quindicina e mezzo di ore più o meno. Da quello che ho visto, perché poi in realtà dovrebbero esserci anche degli obiettivi, cioè per sbloccare tutto si parla comunque di una trentina di ore, mentre finirlo andando dritti per dritti ho visto che una quindicina di ore, da quello che ho letto, dovrebbe richiederle, che sono tante comunque per essere un gioco di questo tipo. Comunque il gioco io direi di interrompere qui per non spoilerarvi troppo. Penso che abbiamo visto abbastanza e penso che abbiate capito piuttosto bene quanto sia innovativo e originale questo titolo, Brock the Investigator. Ora attendo il vostro parere qua sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao.